amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Parliamo per una volta di due singoli nella stessa recensione che infatti rientrano nelle Torgard Breaking News, che vanno un po' a completare quello che fu l'ultima puntata appunto di questa rubrica, che vi lascio sempre qui in alto nelle schede. Continuiamo a parlare dei singoli degli Amaranth perché dopo l'attesa e l'annuncio del nuovo album che uscirà a fine agosto per Nuclear Blast Records, il supergruppo svedese ha deciso di pubblicare due singoli, uno in realtà molto molto datato, l'altro invece è uscito nella giornata di ieri e siamo qui per parlarli in una solita recensione lampo. I singoli sono il più famoso Do or Die e l'ultimo uscito due giorni fa, ovvero Viral. Partiamo dal più recente, quindi Viral, una canzone classica tipica degli Amaranth con i riff canonici del gruppo industrial metal svedese, non si distanzia molto da canzoni molto simili presenti anche nell'album Helix, come per esempio Inferno o Countdown. Insomma, è il classico prodotto degli Amaranth con l'alternanza di Elise Reed alla voce, sontuosa come sempre, e ovviamente anche ai due nuovi cantanti, sia il cantante in sporco sia il cantante in pulito. Confezionano questi tre artisti una canzone molto interessante di 3 minuti e 15 secondi che secondo me è un buon antipasto per l'album che verrà. Infatti Viral è già stato annunciato come la seconda track su 9 totali, tra l'altro, dell'album del supergruppo svedese. 9 track sono abbastanza poche, però se risultano anche intense dal punto di vista emotivo, secondo me può essere assolutamente una cosa positiva. Parliamo invece del singolo che mi ha sorpreso di più, ovvero quello più datato, ovvero Do or Die, singolo che su YouTube ha già ottenuto milioni di visualizzazioni ed è un singolo che sicuramente ha colpito anche me, semplicemente perché è un singolo in featuring con Angela Gossow, onestamente io non la conoscevo, mi sono informato dopo. La cantante tedesca è stata una cantante in sporco degli Arch Enemy, che adesso hanno come cantante Alyssa Whiteclaw, la canadese, anche lei veramente molto talentuosa, e mi ha stupito perché essendo di fatto il battesimo di fuoco con Angela Gossow, non mi aspettavo che una canzone degli Amaranth con l'intervento di sole cantanti femmine, perché in questo caso i cantanti maschi non cantano, avesse reso secondo me un singolo molto importante già così come pronti via. No, gli Amaranth hanno usato Do or Die per annunciare l'album che verrà il 28 di agosto e veramente questo era un antipasto coi fiocchi. Viral ha forse un po' ridimensionato questa attesa, però è comunque un singolo potente. Do or Die per il momento resta secondo me uno dei singoli migliori del supergruppo svedese. Elise Reed in pulito e anche la Gossow in growl riescono a fare un grandissimo connubio femminile per una canzone secondo me molto molto interessante. Non si distinguono clamorosamente riff incredibili, ma è una canzone secondo me importante perché appunto sorprende, soprattutto per chi come me conosce gli Amaranth e purtroppo era ignorante su Angela Gossow. Angela Gossow, la cantante 45 anni tedesca, mi ha fatto una impressione incredibile e veramente Do or Die è la canzone per il momento delle due che mi ha sorpreso di più. Se voi avete sentito questi singoli, ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento che vi fate qui sotto. La recensione lampo quindi c'è qui, il saluto da parte di Vetorgard, vi invito a iscrivervi ovviamente al canale se ancora non l'avete fatto, sia questo sia il canale sportivo che trovate sempre questa descrizione e sempre questa descrizione la solita pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo presto a un prossimo video, a presto ragazzi e alla prossima.